Ciao, sono Federico Baccomo, Woody è il titolo del mio nuovo romanzo e Woody è un cane. Il romanzo si apre con l'immagine di Woody dietro le sbarre. Per Woody comincia una lunga avventura fatta del ricordo di quello che c'era prima, attraverso le sue piccole meraviglie di cane e la ricerca di quello che non ha più. Per cui cercare di tornare dalla padrona, di cercare di sconfiggere quello che è diventato un mondo in qualche modo ostile. Woody parla in un italiano che lo avvicina molto a quello dei bambini, fatto di pochi termini, spesso declinati in maniera anche scorretta, eppure molto efficaci. È il libro che mai avrei pensato di scrivere. Non ho mai avuto un cane, ho vissuto di riflesso tanti cani. Questo è il libro che mi ha sorpreso. È come una sorta di porta che si è spalancata e ti fa vedere quali sono le possibilità della narrativa. Quando ragioni attraverso la bocca di un cane, ti senti libero, pensi che nessuno possa associare te a quel personaggio. Sorprende che appunto le cose più sincere e più oneste vengano fuori attraverso una lingua molto particolare come è la lingua di Woody. Mi sono sentito fortunato ad aver avuto questo tipo di intuizione. Perché io avevo la storia in mente e mi chiedevo, ma qual è il cane che può più somigliare a questo tipo di personaggio? E mi è capitato di incrociare un Basenji. Non avevo mai visto questo tipo di cane, mi è piaciuto molto fisicamente. Mi sono informato, ho guardato filmati, ho cercato di capire che tipo di cane fosse e mi sembrava di vedere il mio personaggio. Più scrivo, più mi rendo conto che la forza di una storia non sta tanto nella trama, nel contenuto o nella scelta delle parole, ma proprio nel punto di vista. Ed è una cosa che, per me che cerco di scrivere materiale che possa anche far ridere, è una piccola rivelazione. Quasi ogni comico sa che la vera forza di una battuta non sta nella battuta, ma sta nella premessa. La battuta è quella che corona la premessa e la premessa è data dalla costruzione di una particolare situazione. Oppure dalla costruzione di una particolare voce, suggestivo, divertente, crudele. Se ti metti a parlare a un cane, con un tono molto sostenuto, e gli provi a dire qualcosa di complicatissimo, ma gli parli, che ne so, dell'etica kantiana, ma glielo dici con decisione, tu lo vedi che il cane ti segue, sta lì e proprio ti guarda, ogni tanto per capire piega anche la testa così. E io sfido chiunque a non vedere in quegli occhi il fatto che ti stia considerando un imbecille.